Giovanni XXIII seguiva in diretta audiovisiva i lavori del Concilio Vaticano II che si svolgevano nella Basilica di San Pietro. Lo faceva dal suo appartamento grazie ad un moderno impianto di videosorveglianza realizzato dalla Radio Vaticana in collaborazione con la Philips che permetteva di manovrare due telecamere installate nell'aula conciliare, una possibilità che il Papa Bergamasco ha accolto e utilizzato con meraviglia e stupore. Certamente li seguiva e e voleva vedere cosa facevano i tecnici della Radio Vaticana in accordo con la Philips. Eh, e hanno fatto questo grande impianto di, di, che ogni vescovo, non so quanto distanziati, poi ve lo dirà lui il tecnico, perché scendessero giù a parlare dove c'era il microfono. E dall'appartamento privato del Papa, dallo studio, lui aveva quel televisore che avete qua, mi pare, che si poteva seguire con, con le telecamere, due telecamere c'erano in San Pietro, e, e noi si poteva seguire chi parlava e poi zoomare e portarlo, che si potesse vedere chi era. E lui era molto curioso e seguiva. Tutti i giorni seguiva il concilio, poi qualche giorno non poteva farlo perché c'aveva le udienze. E allora durante le udienze stava giù, al secondo piano non poteva fare niente. Ma le cose tecniche fatevi spiegare dall'ingegnere che sì. ha lavorato molto per questo solo una cosa eh, eh, qual era diciamo l'umore del Papa cosa diceva di questo impianto che era stato fatto diceva che era una cosa straordinaria non aveva mai potuto vedere una, una, una cosa del genere poter seguire vescovo per vescovo che andavano giù a parlare dove c'era il microfono che l'ingegnere ha, ha sistemato e, e lei cosa faceva? Eh, zoomavo, no. O, o giravo la telecamera perché c'erano due, due eh, telecamere. Sì, sì. Che dall'appartamento potevi eh, girarle, voltarle e prendere anche quelli che stavano lontano, zoomandoli, no? E le telecamere erano nascoste, erano lì messe. Ah, oh, si vedevano bene. Si vedeva bene. Eh. Sentite, ingegnere, allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Giovanni XXIII che nel 61 volle andare a San Paolo per annunciare che voleva far fare questo concilio Vaticano II. A chi? A 2.500 vescovi. Dove stavano questi vescovi? Sparsi per il mondo. Però la cosa importante è, era avere a Roma tutti i vescovi possibili, sentire la loro opinione. Questo è il motivo anche per cui aveva bisogno di vederli con le telecamere e quando furono messe le telecamere i telecomandi furono messi sopra cioè in maniera tale che loro dall'appartamento potevano zoomare la camera e così via non erano tante camere, erano un paio ma è più che sufficienti tenete presente che l'ingegner Vacchini Francesco Vacchini, responsabile della fabbrica di San Pietro fece la progettazione di quest'aula. L'aula stava dentro 100 metri lunga, la navata, e 22 metri circa, 23, la larghezza della navata. Furono fatte due gradonate, non gradinate, gradonate, perché così i vescovi potevano stare in salita e vedere davanti tutto. Ed era, diciamo... Per loro stessi una cosa piacevole il vedere gli altri vescovi che magari andavano a parlare. Tenete presente che per poter leggere un documento vicino al microfono, come anche ai microfoni era, era stato messo un lumetto perché se uno aveva una carta da leggere poteva leggerla e parlare. Questa cosa comportò all'ingegnere Vacchini Francesco che alla fine di tutta la storia ci volevano circa 2 megawatt di energia elettrica per fare un'illuminazione diffusa. Allora, diciamo sempre con il fine del risparmio, si era messo il lumetto vicino al microfono, in modo tale che uno scendeva la sua gradinata, faceva i suoi massimo 20 metri, è scritto questo, di distanza a piedi scendendo coi gradini, attenzione, e Sotto ogni gradino c'era una lampadinetta piccola perché bisognava segnalare che c'era il gradino. Non tutti erano giovani quei vescovi, qualcuno era anziano, forse più o meno come noi. Quelli, ma la cosa più interessante è che forse le battute più terribili o più vive venivano dai più anziani: perché i più anziani? Perché ricordavano più cose erano più interessati alla loro presenza anche nel concilio, nei documenti. Tenete presente che la lingua, il Papa aveva detto, Giovanni XXIII, il concilio si deve fare in latino. E questo per noi onestamente, non pensare a traduzioni simultanee, non pensare a cabine di traduzione, per la prima sessione andò bene perché pensavamo soltanto ai microfoni da mettere, agli amplificatori, a far sentire bene ciò che, detto, che, ciò che era detto, perché il latino era capibile, capibile da tutti. Ah, certo. Però attenzione, i nordamericani non molto, infatti alla seconda sessione i nordamericani fecero pressione per avere la traduzione simultanea, di che cosa? Il latino sempre, il testo, veniva letto dal vescovo che aveva scritto e dei traduttori, ce n'erano sei, con le gabinole messe, questo per la seconda sessione, su richiesta esplicita degli americani, non dico altro, perché, perché non riuscivano a capire il, loro, il latino. Allora in quell'occasione, questo è l'altro aspetto della cosa, certamente non potevamo fare una distribuzione via filo, delle traduzioni simultanee perché si scendeva a parlare il microfono, c'erano gli altoparlanti che davano un canale, cioè il latino. Allora eh, la Philips fece una cosa, la seconda sessione, costruì un ricevitore tascabile che dava la possibilità di avere sei canali d'ascolto, ricevitore tascabile. Quella fu una buona idea perché altrimenti come facevi a far ascoltare? Le traduzioni simultanee alle orecchie 2500 moltiplicate a 5.000 orecchie non ce ci usciva. Mm -hmm. Quindi eh, diciamo quel noleggio di, di 2500 ricevitori con sei canali selezionabili risolse il problema, per cui non fu necessario aggiungere caverie, se no forse ancora stavamo lì a fare caverie e a battere i cavi. Però questa operazione fu di gran sollievo per chi? Soprattutto per gli nordamericani. E invece questo impianto di videosorveglianza, insomma, come è, com è nato? Noi, come Radio Vaticana, dipendevamo dall'ingegnere Vacchini, Francesco, cioè responsabile della Fabbrica di San Piero, e naturalmente fu chiesto a lui di avere la possibilità di dare al Papa le informazioni video oltre quelle audio quelle audio che le mandavamo già eccetera però anche quelle video quindi con le telecamere messe in san pietro brandeggiabili con la possibilità che dall'appartamento col coi cavi sì. forse anche i telecomandi tutta questa cosa perché perché papa giovanni voleva di lasciare liberi i vescovi, non sempre la sua presenza no. in aula di San Pietro. Dunque lui si ritirava e rimaneva in casa e dall'appartamento privato poteva seguire per lasciare libertà ai vescovi. Figuratevi che quando lui ha annunciato a San Paolo il concilio, ha voluto sapere da me, ma tu dove stavi? Stavo sotto i cardinali e quando lei ha annunciato il concilio, ci sono stati dei cardinali che hanno detto, boh, e che c'è adesso a fare del concilio? Non sapevano neanche che cosa era, cosa voleva dire un concilio. E allora si è fatto delle risate, de... purtroppo <ride> la chiesa e anche questa, e, e avanti insomma... E quindi questo sistema consentiva al Papa quindi, di essere lì senza esserci. Certo. Tenete presente che ciò che registrava la Radio Vaticana, l'ho scritto comunque, tutto è solo segnale audio. I segnali video era un discorso diverso. A eh. servizio del Papa, quindi il telecomando eh, ce l'avevano su all'appartamento e questa cosa, diciamo, diede la possibilità, come ha detto lui... Che il Papa non fosse presente sotto, li lasciava liberi 2500 sì, persone, 2500 teste, vescovi, arcivescovi e cardinali, qualche e cardinale. cardinale anche c'era ogni tanto? Eh, tutti? Tutti quanti? Tutti. Eh? No, io non me li ricordo eh, tutti, sì. guarda forse qualcuno. Non... Vabbè, e comunque, quelli che c'erano, c'erano. Una cosa importante, c'era anche un, un vostro. Un vostro ha sì. detto della Radio Vaticana, certo. un friulano, sì. me lo ricordo. Eh, che Questo adesso non mi, io non mi ricordo il nome del friulano. Io non non me lo ricordo il nome, ma era famoso, una specie di usciere. Sì. Che lui, ogni volta che passava con i microfoni per portare a, a destra e a sinistra, sambuco. faceva sambuco. sambuco e faceva finta di inciampare. Addirittura un vescovo una volta è sceso e è Se andato a vedere San Pietro dove si è inciampato questo che faceva morire da ridere a tutti, no? Per dire eh, eh, c'era anche il lato eh, umoristico. Ironico. Ecco. Ironico, sì. Diciamo che questa ironia velata c'è sempre stata su una cosa che non ho scritto gli assignatores locorum chi sono? erano delle persone che accompagnavano ogni vescovo al suo posto al suo posto, sì ogni e vescovo chiarissi. aveva la sua targhetta aveva erano seminaristi, erano presi giovani esatto sì. e tenete presente che eh, questi assignatores locorum erano alcuni magari anche giovani sacerdoti come stava dicendo lui però altri erano persone tipo Sambuco. Sambuco non era sacerdote, però vedete l'animo diciamo, un po' frizzante della persona. In questa, in questa grande aria, pesante poteva essere, ma non lo è stata. 2500 persone riunite assieme avrebbero fatto tanta caciara, come si dice a Roma. Non lo, non lo fecero. Obbedirono tutti a un comando. Bisogna fare un concilio. Perché questo concilio? Se qualche sacerdote ci fosse, qui forse lo potrebbe anche spiegare. Il Papa lo spiegò già nel primo discorso fatto a San Paolo: lo spiegò a tutti, vescovi o cardinali che fossero. In quell'epoca queste cose che voi vedete qua dentro funzionavano. Eh sì. Io ho detto epoca, non ho detto in quell'anno, perché tra oggi è l'epoca del concilio. Sono passati un po' e vari decenni. E queste, cose, queste apparecchiature, come quelle di Santa Maria di Galeria, hanno servito lo scopo principale, che era quello di diffondere nel mondo ciò che dicevano i Vescovi. guardate, ah, certo. Non tanto ciò che diceva il Papa, sì era importante quello che diceva il Papa, ma quello che dicevano i Vescovi. E soprattutto per le nazioni nordamericane, perché? I nordamericani erano curiosi di sapere chi ha detto questa cosa e chi ha detto quest'altra. E il Papa che cosa diceva rispetto a quello che sentiva? No? Diceva che i nordamericani avevano i dollari. Eh, questa è la cosa. Cioè io questa non la sapevo. Lasciamola a lui perché lui prende un po' il discorso del Papa perché tra loro poi... Cioè, Ma il Papa era, era soddisfattissimo di questa organizzazione e non credeva che potessero arrivare a tanto di poter seguire da casa i vescovi e sentire quello che dicevano, sì. perché lui il latino lo, lo spizzicava molto bene. Eh. E delle volte magari commentava quello eh, che diceva. Eh, certo che commentava e, e voleva sapere, aveva già i punti fissi, per esempio, di Ottaviani. noi sa io sapevo già dove puntare la telecamera perché Ottaviani era un po' così così, non tanto favorevole al Concilio. E, eh, molti cardinali, specialmente Siri per esempio. Anche Siri ha detto, ha detto, eh, ha detto questo, ci vorrà 500 anni per riparare, riparare i guai del Concilio. E dopo io ero, dopo di aver fatto <coughs> l'aiutante la, di camera del Papa, ho fatto il, il decano dell'anticamera pontificia. E con Paolo VI, dopo due o tre anni che era Paolo VI, accompagno il Cardinal Sidi dal Papa. Nell'attesa mi dice Gusso, tu avrai sentito qualche cosa nei miei riguardi. E forse sono stato un po' forte però ti dico che io entro nella casa di tutti i genovesi nel nome di Papa Giovanni ho le, le porte sempre aperte e questo è stata una bella cosa che mi ha fatto molto molto piacere ma i cardinali erano preoccupati anche della spesa che il concilio erano molto preoccupati però ci sono, ci sono state delle persone che hanno offerto tutto. Praticamente il Vaticano non ha speso una lira perché è stato pagato da altre persone. E questo è il caso anche della Philips. Allora attenzione, nel caso della Philips fu fatta due cose: cioè eh, gli ingegneri i Caravani e Giudici di notte prepararono i preamplificatori. La Philips li copiò pari pari per amplificatori microfonici e poi ne fece 34 microfoni, 34 amplificatori microfonici, più altre cose. Per la parte Philips si pagò la traduzione simultanea, cioè alla seconda sessione, quando la Philips dovette impegnarsi con 2.500, con 2500 ricevitori portatili che stessero, Lì fu pagato il noleggio di quei ricevitori. Quanto è stato complicato disegnare, cioè progettare questo impianto di videosorveglianza? Mi scusi se insisto allora, su questo aspetto. Guardate, la videosorveglianza con due telecamere telecomandate da sopra eh, non era tanto impegnativa cerebralmente quanto fisicamente. Dove mettere le telecamere? Due. E dove passare i cavi? Poi arrivare su. Arrivare sull'appartamento ci pensarono gli elettricisti del Vaticano sì. perché loro conoscevano le tubazioni di quest'anno e così via. E per noi non fu per niente complicato. Cioè, accettammo tranquillamente, come Radio Vaticana all'epoca non si occupava del video, e per il video è venuto fuori il CTV ma molti decenni dopo sul serio. Queste telecamere sempre della Philips furono installate. Sambuco <ride> ci stava in mezzo a questa installazione e si divertiva anche con posizionamento delle telecamere. E quando venivano a lavorare nell'appartamento, cioè ci hanno messo molto, hanno faticato tanto? Oh no, no, eh, hanno fatto molto presto. Ma eh, nell'appartamento, prima del concilio, nella preparazione storica, c'era qualche giornalista? famosa del borghese, che sapeva tutto in prima, cioè le parole che diceva il Papa venivano già sapute. Allora abbiamo chiamato dei tecnici che andassero a cercare dove andavano i fili dal segretario, dall'appartamento dall privato al segretario di Stato, alla segreteria di Stato, al sostituto dell'acqua, al cardinale Tardini prima e poi è venuto il cardinale Cicognani che era stato segretario del Papa per vedere come sfuggivano queste, queste cose seg non segrete ma insomma riserva e eh, 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 hanno fatto delle ricerche e poi hanno rinunciato hanno detto, è impossibile perché i fili della luce e dei, del telefono passano dappertutto, segreteria di Stato, tutto il palazzo, pertanto è stato impossibile. E anche hanno rinunciato e hanno detto, il Papa se deve parlare lo parli a tu per tu e non... <ride> Senta, ma che rapporto aveva il Papa in genere con l'apparecchio televisivo? Con la tv Beh, era una cosa no si guardava lui si guardava il telegiornale tutte le sere alle 8 dopo cena cioè cenando guardava il telegiornale a capovilla era di fronte qualche sera se c'era tele, la televisione non mi ricordo di un genovese famoso che faceva delle commedie Uh, un Genovese le piaceva molto e eh, lo seguiva eh, oppure se c'erano delle commedie venete di, di, di non mi ricordo adesso i nomi eh, dei, degli attori ma le seguiva e le piaceva ecco. e lei era lì a cambiare canale <ride> Bisognava cambiare il canale a mano no? e a guardare questo questo impianto, diciamo, questa, questa, questo sforzo no, vostro della Radio Vaticana, come veniva raccontato anche dai giornali all'epoca? Insomma avete ricevuto anche delle attenzioni? Allora separiamo le cose. La Radio Vaticana si occupava dell'audio, quindi chiaramente fummo coinvolti per la ricerca di eventuali radiomicrofoni. E fumo coinvolti, quindi dovremmo lavorare a cercare questi radiomicrofoni con dei ricevitori appositi, eccetera. E non fu trovato niente, e come ha detto lui prima. Però un pensiero c'è sempre stato, allora il suggerimento dato al Papa, se deve dire qualcosa la dica a quattro occhi, molto meglio che non parlarne un po'. È perché i giornali parlavano sempre delle cose che diceva per telefono, sì. chiamava il segretario di Stato e gli diceva eh, guardi che bisognerebbe fare così, 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 la stampa lo pubblicava. Il borghese poi, mm. c'era una famosa direttrice del borghese che sì. era festente. Sempre, <ride> sempre in mezzo, eh? era un borghese sempre in mezzo, il giornale il borghese. Comunque gli americani furono molto... Oh, soddisfatti del servizio, dei servizi fatti, sia del latino mal compreso della prima sessione, sia delle traduzioni fatte e co, diciamo, ascoltate con i ricevitori Philips, che la Philips ha noleggiato al Vaticano. E l'altro servizio che si fece allora si registrò tutto? La registrazione è stata fatta tutta ogni parola che veniva detta eh, sì. chiunque sia chi, eh, che dicesse qualcosa in aula parliamo dell'aula eh, dell che l'aula fu progettata dall'ingegnere Vacchini perché utilizzò i ponti eh, è stato, ferro, bravo, però, eh. stato bravissimo. Eh. Guarda. Se ne prese tutta la responsabilità e noi obbedivamo a Vacchini tranquillamente. Io sono ingegnere, lui pure era ingegnere. Tutti e due conoscevamo, ma lui molto meglio di me, la fabbrica di San Pietro. Guardando oggi quel periodo del concilio, come lo guarda lei, come lo, lo ricorda, insomma, qual è il valore oggi, visto come vanno le cose? È stata una cosa grandiosa all'epoca, eh? una cosa che ha fatto scalpore e difatti la maggioranza dei cardinali non volevano perché è una spesa troppo grossa e poi si è concluso che la spesa è stata pagata da personaggi che non sto qua a nominare ma non, il vaticano ha speso una lira e, e dopo molti anni è stato importante che tutti i vescovi potevano parlare e dire la sua perché per esempio eh, dopo con Paolo VI è venuto fuori la messa in italiano, in tedesco, in francese sì. e in inglese, ma eh, all'epoca tutti dovevano parlare la latino che nessuno ne capiva un tubo. <ride> eh, pertanto a distanza di anni è stata una cosa grandiosa. Eh. Oggi ci vorrebbe ce ne vorrebbe un altro? Sì. Cioè il mio sì è fermo. Non lo so, non lo so. Adesso lui, io diciamo. Direi di sì, ma per un motivo. Sono passati 60 anni e tutte queste cose sono diventate vecchie, come me. Però ce ne sono tante altre. Se si trovassero 2500 vescovi pronti per dire la loro su questa problematica, che oggi esiste, perché ci stiamo vivendo in mezzo, forse non sarebbe male. Però. Io non voglio dare suggerimenti a nessuno. Tecnicamente però non dovreste fare granché forse, no, vero? No, ma dico, adesso in videoconferenza i vescovi non, non serve che vengano qua, sì. perché ognuno da casa sua può parlare. A livello, a livello ingegneristico ci sarebbe poco da fare. Eh, eh, eh. Eh, posso dire la mia, non lo so. Eh, non voglio mettere le mani avanti, ci sarà qualcun altro che avrà queste idee di questo tipo, però... L'assemblea di 2500 persone non si può fare perché per farle venire qua quanti soldi ci vorrebbero, poi specialmente con le crisi energetiche odierne? Queste sono tutte cose che sarebbero forse da un po' discutere.